sala è piena, ci sono tanti giornalisti, diciamo c'è attenzione sul Movimento 5 Stelle, ma in particolare sui temi che parla, di cui parla il Movimento 5 Stelle, perché noi abbiamo bisogno di riportare la politica a trattare le tematiche della vita quotidiana. Noi oggi abbiamo bisogno di parlare di come creare nuovi posti di lavoro, ma anche di come tutelare il nostro paesaggio, perché più di una volta abbiamo subito danni alle nostre case e oggi siamo qua per dare delle risposte concrete a questi problemi. Dobbiamo ristabilire delle priorità. Pensate che a livello nazionale ogni 100 euro che spendiamo per le grandi opere, solo un euro è destinato alla messa in sicurezza del territorio, dove spendiamo tra l'altro 25 volte meno del necessario. Quindi questa è una vera priorità, tra l'altro creeremo anche dei posti di lavoro mettendo in sicurezza il territorio, ma a quanto pare a livello regionale, centrale a Roma, ma anche l'amministrazione comunale sembra assente a questo, su questo tema. Noi abbiamo anche delle soluzioni concrete che si rifanno anche a quanto emerso dallo studio seminario. Dobbiamo lavorare a monte per fare in modo che i ravanetti non siano più un problema per il reticolo idraulico del nostro territorio. Dobbiamo intervenire delocalizzando alcuni immobili che restringono il corso del fiume, così come ristabilire in alcuni tratti della viabilità a monte il corso naturale del fiume, che ad oggi è stato completamente ricoperto dalla strada. Ma non dimentichiamoci nemmeno di intervenire a valle, cioè bloccando in tutti i modi gli interventi alla foce del Carione, quindi facendo una dura lotta all'ampliamento del porto di Marina di Carrara, ma anche con interventi un pochino più spiccioli, come lavorare sul rendere di nuovo liberi i corsi d'acqua che attualmente sono stati tombati con una serie di operazioni scellerate, dire no alla cementificazione selvaggia di Villa Ceci. Sono tutte aree che comunque in qualche modo rallentano e raccolgono le acque piovane per rallentare questa grande mole d'acqua che poi arriva alla foce, non riesce a sfogare in mare e crea i fenomeni di esondazione, lasciando perdere quello che è successo nel 2014, dove ci fu anche un problema della mancata tenuta dell'argine del Carione stesso.